Ciao ragazzi, come state? Benvenuti in un nuovo vlogmas. Non ho le carte. Hanno acceso il riscaldamento in casa, quindi vi dico la verità: se prima si congelava, ora si muore di caldo. Comunque, come state? Spero tutto a posto. Oggi parliamo di un altro argomento che mi avete richiesto in tanti, ovvero parla di alcune storie, di alcuni aneddoti che sono capitati all'interno dei tuoi viaggi. Qual è il viaggio che ti è piaciuto di più? Insomma, parleremo di viaggi. Quindi ci mettiamo belli comodi, ho anche lo sgabello qua davanti e vi racconterò dei posti più belli che ho visitato, quelli che mi sono piaciuti di meno, quelli che mi sono piaciuti di più e delle esperienze che ho avuto all'interno dei viaggi. A proposito di viaggi, già che ci sono ve la butto lì e molti di voi magari su Telegram già lo sanno, ma ho organizzato con Blueberry Travel, che è un'agenzia di viaggio appunto, un tour in Giappone. Dato che sono stato in Giappone due volte per più di due settimane ognuna, un po' di tempo fa mi avevano contattato per chiedermi di fare tra virgolette da accompagnatore in un viaggio organizzato, e io gli ho detto che l'idea mi sarebbe piaciuta, però come al solito ci butto ovviamente del mio. Vorrei far sì che si possa parlare di meditazione, dato che andiamo in Giappone. Io vorrei assaporare la cultura orientale al massimo e vorrei dei posti dedicati alla meditazione, e vorrei se possibile che venisse con me il mio psicologo, che è una persona fantastica ed è istruttore di meditazione, laureato con un sacco di master, quindi sicuramente sa di che cosa si parla, e loro a distanza di un po' di tempo hanno accettato, quindi sono stra iper felice di annunciarvi che c'è il mio primo viaggio con gli iscritti in Giappone. Si starà via 8 giorni circa, andremo a visitare un sacco di cose, tutta quanta Tokyo e dintorni, e in particolar modo parleremo per tutto quanto il viaggio, oltre di magia per chi viene, di meditazione, cioè è adatto a tutti. Vi lascio il programma del viaggio in descrizione, il link. Sarà ovviamente un viaggio per maggiorenni. In ogni caso, il primo link che trovate qua sotto è il link del viaggio. Quindi questo tema capita proprio preciso in questo momento. Ok, parliamo di viaggi. Il viaggio sicuramente... Oh raga, sto morendo di caldo. Olè, questa è la mia maglia del pigiama. Allora, iniziamo con il viaggio che mi è piaciuto di più. Il viaggio che veramente proprio mi è piaciuto di più è stata la prima volta che sono andato in Giappone. È proprio stato un viaggio fantastico. Sono andato con Human Safari, c'era anche un gruppo. Mi hanno dato l'opportunità di stare ancora più giorni del previsto, quindi è stato veramente una figata. Ed è stato il viaggio più bello proprio in assoluto, perché mi è successa una cosa. Ovvero, stavamo andando in un tempio e io mi sono messo lì per i cavoli miei. Ho fatto il classico rito che si fa prima di entrare nei templi, mi sono lavato le mani, ho acceso la candela, mi sono messo davanti a delle statue, mi sono messo così a guardare le statue con le gambe incrociate, ultra calmo, poi con i suoni della natura, perché lì è una figata. Mi sono messo lì e mi sono messo un po' a pensare alla vita, alle cose, e poi dopo un po' ho chiuso gli occhi e penso di essere stato lì una buona mezz'ora, con l'atmosfera, con i suoni della natura, con l'acqua che scendeva perché fuori un po' pioveva, dentro era bello calduccio con le candele, e avevo queste statue davanti, ero da solo. E ad un certo punto io mi ricorderò proprio sta cosa, sento proprio un'emozione fortissima salire, puff, mi apro gli occhi e mi ricordo che stavo proprio grondando di lacrime. Dico: ma guarda te che roba strana, ma chissà cosa mi è successo. E da quel giorno lì proprio mi sono goduto al massimo ogni cosa che vedevo, è stata un'esperienza bellissima. La cosa che mi è piaciuta di più del Giappone, che tra l'altro per chi viene nel tour andremo a vedere, è stata Kamakura, ovvero una cittadina un po' fuori Tokyo, piena di templi, col Buddha gigante. Guarda, è stato proprio bellissimo, era veramente bello, tutti vestiti così. Insomma, il Giappone è stato il viaggio più bello di tutta la mia vita per ora. Aneddoti particolari, vabbè, avete visto lì la magia com'è, cioè se fate un gioco di magia in Giappone vanno proprio fuori di testa, una roba assurda. La gente proprio è lì, è solare, ti senti tranquillo, ti senti al sicuro, è tutto ultra preciso, cioè ti senti da turista. Per me è una cosa bellissima, quindi mi rimarrà veramente nel cuore. Poi, altro posto che mi ha dato proprio, mi è piaciuto tantissimo, è stato Copenaghen. Magari per qualcuno dirà: ma com'è già Copenaghen? Te lo giuro, Copenaghen mi è piaciuta tantissimo come città, anche lì tutto tranquillo, il verde, non c'è aria sporca, è stata proprio una bella città. Costa tanto, ma è stato veramente bello. Poi io sono stato anche in Svezia, sono stato anche ad Amsterdam. Amsterdam, oddio, non mi ha fatto impazzire, vi dico la verità, un po' troppo esagerato, non fa per me, insomma. Poi è fighissima per la gente che va lì a far storie. Poi mi è piaciuta tanto New York, poi sono stato anche ai Caraibi, bellissimo viaggio. New York mi è piaciuta parecchio, forse perché l'ho vista sotto Natale, sono andato lì al mio compleanno, era figo, l'atmosfera era bella, che poi lì sono successe veramente un sacco di cose, che ero uscito da solo la notte, ero andato nei parchi, era pieno di gente brutta che mi seguiva, oddio, sono scappato. Poi
poi sono stato a fare il bagno alle con le tartarughe, cioè ho nuotato con le tartarughe, vai lì, vedi le tartarughe da vicino, gli dai da mangiare, le tocchi, che figata. Questo alle Barbados, a Bridgetown, pieno di gente che balla, il gospel, guarda, una figata quel posto, tutti ultra felici e tutti ultra lenti. Poi l'Italia l'ho vista quasi tutta, mi manca tipo la Sicilia, non sono stato né in Sicilia né in Sardegna, vorrei venirci di brutto. Poi l'Europa, bene o male, l'ho girata quasi tutta, Los Angeles, quel posto lì vi ho già detto che non mi sono piaciuti più di tanto. Il viaggio forse più brutto, proprio, ho visto anche Belfast, che non mi ha fatto impazzire sinceramente. Ho visto la Scozia, Edimburgo, Glasgow, Londra, i dintorni, eccetera eccetera. La Francia, ho visto Parigi, sono stato in Spagna. Ecco, il viaggio che la città che non mi è piaciuta tanto forse è Malaga, forse perché me l'aspettavo tanto più bella, avevo un'aspettativa di Malaga molto più bella, invece mi ha un po' deluso, ecco. Anche Madrid mi ha un po' deluso, non lo so perché, forse perché devi andare proprio a vedere le cose specifiche, tipo lì a Madrid c'è il Museo dell'Arte, io non sono fan dell'arte, la odio, quindi probabilmente per quello. Altri posti, la Polonia l'ho vista tutta, vabbè, perché avevo la ragazza in Polonia tanto tempo fa, l'ho vista tutta. Il viaggio che mi è piaciuto di meno, rapporto qualità-prezzo e tutto, vi dico, sono sincero, Los Angeles proprio non mi ha fatto impazzire, cioè tutto molto sporco, un po' trascurato, non c'era sicurezza, almeno dove sono andato io, tutto quanto un po' buttato lì. Le cose fighe, tipo gli Universal Studio, le robe, erano allucinanti, cioè proprio strafighe, ma la città in generale, proprio come posto, non mi ha lasciato soddisfatto, ma magari perché ero partito io con un'aspettativa tanto tanto alta. Per quanto riguarda invece le spiagge, quello era bellissimo. Quindi questi erano i miei viaggi, fatemi sapere con un commento i vostri, perché sono stra iper curioso di sapere dove siete andati voi, che viaggi mi consigliate, quali sono state le esperienze più belle che avete fatto. E aneddoti veramente particolari ne ho uno. Sono stato, quando dovevo andare in Giappone, e passando per, cioè si fa scalo a Dubai, almeno quando ero andato io ho fatto scalo per Dubai, e calcolate che nel deserto forse piove, boh, due volte l'anno, tre volte l'anno, una volta l'anno, non lo so. Ecco, l'unico giorno in cui vado a Dubai, capite che io ho anche un po' di paura dell'aereo, oddio, ultimamente non più di tanto, però comunque, perché ne sto prendendo tanti, però in genere l'aereo non mi dà molta sicurezza, ma perché sono fatto io così. Poi tutti dicono no, l'aereo è sicurissimo, ok, però io c'ho paura lo stesso, posso aver paura. E mi ricordo che stavamo andando a Dubai e guardo fuori dal finestrino e vedo tipo dei lampi, no? E dico, boh, ma chi cacchio è che fa le foto col flash? Chi è impazzito? Guardo intorno, erano tutti tranquilli, o gente che dormiva, dico, boh. E poi mi accorgo che erano dei fulmini e si vedevano proprio le saette, cioè tipo così che passavano vicino, cioè era una roba, io mi stavo cagando addosso. E il comandante fa, ladies and gentlemen, benvenuti a bordo. Sì, vabbè, non benvenuti a bordo, siamo in arrivo a Dubai, l'unico problema è che c'è una tempesta di sabbia. E io tipo, cosa, impazzito, c'è una tempesta di sabbia, quindi dobbiamo stare in volo un'altra oretta più o meno. Io, boh, io mi sparo. E vedevi sul display l'aereo che faceva questo, cioè è stato un'ora a fare il giro attorno a Dubai. Io, boh, vabbè, sparatemi, non lo so, stavo malissimo, ero ultra impaurito. Ho detto, boh, la mia vita è stata bella, che cosa mi sono mancato nella mia vita, che cosa rimpiango, che cosa devo fare. Ho detto, boh, la mia vita bene o male me la sono goduta, quindi mal che vada, se crepo, sono crepato. Ogni tanto l'aereo si sentiva che proprio faceva i vuoti d'aria, così, così, proprio l'aereo stava facendo questo, ma io vedevo lo schermetto, c'erano sbalzi di 50-100 metri, cioè proprio tu sentivi il vuoto per, oh, e poi di nuovo, oh, e poi, cioè ragazzi, io stavo morendo. Non piove mai nel deserto, in quel momento in cui sono andato io, il diluvio universale, fulmini, saete, tempesta di sabbia, tutto, Dio che era sceso, ha detto, ci sono qua io un attimo, aspetta, cioè quella è stata proprio l'esperienza dove proprio avevo avuto paurissima, ma proprio strapaura. Quindi questa è stata forse l'esperienza più assurda. Quando sono in quelle situazioni lì, io tendo sempre a fare una cosa semplicissima, ovvero mi metto fermo e dico, ma la mia vita me la sono goduta, cioè se morissi adesso, la mia vita me la sono goduta, che cosa avrei potuto migliorare, che cosa mi sarei mancato, che cosa avrei potuto essere, che cosa avrei potuto dare di più agli altri. Quindi mi sono fatto una serie di domande, me le sono scritte, e poi alla fine del viaggio, tornato a casa, me le sono rilette e dico, vabbè, iniziamo a cambiare, a lavorare su questi punti qua. Che in aereo, mentre stavo per morire, mentre avevo la sensazione di morire da un momento all'altro, mi erano venuti in mente. Quindi questo è un ottimo esercizio per chi come me ha paura dell'aereo. La cosa più bella che abbia mai visitato, le cose più belle sono state 3 o 4. Allora, sicuramente i musei dell'illusione, quello di Los Angeles, bellissimo, proprio la cosa proprio bello, insieme agli Universal Studio, vabbè. Poi anche gli studio di Harry Potter a Londra, quelli tantissima roba, assieme anche al Museo dell'Illusione di Edimburgo, quello era veramente figo, forse più figo quello che quello di Hollywood. E poi la cosa
più bella che io abbia veramente mai visto è stato in Giappone, mentre stavo passeggiando. Eravamo a Nara, nel posto dove ci sono i cervi. Avete presente? È sto posto pieno iper di cervi. Tu vai lì, gli dai da mangiare, i cervi ti fanno l'inchino. È una città piena di cervi. E io mi ricordo che mi ero quasi perso, perché il gruppo un po' si era diviso, un po' erano andati di qua, un po' erano andati di là. Io invece mi sono fatto una mega passeggiata da solo, perché quando sono in quei posti lì io voglio proprio godermeli al massimo da solo. Mi sono preso una roba da mangiare, una roba da bere, mi sono fatto una mega passeggiata e sono arrivato all'interno di un sentiero dove non c'era nessuno, pieno di alberi, di casette giapponesi, c'era anche un tempietto lì, mi sono anche messo lì a bere qualcosa e sono capitato in cima ad una collinetta, una montagnetta piccolina, dal quale si vedeva tutta quanta la città, cioè era in alto e si vedeva tutto quanto il parco, e c'era un ruscello che scendeva, c'era un ponticello, i fiori di ciliegio che cadevano, anche i petali, c'erano due tre baracchette, un paio di panchine e niente altro, ed era pieno di sole, c'erano i cervi che giravano lì liberi, e io che passeggiavo per lì ho detto: ma guarda che spettacolo, questo è stato il posto più bello in assoluto, perché non c'era nessuno, non ti sentivi osservato, non ti sentivi guardato. Io mi sono messo lì così, questa è stata la posizione, mi sono sdraiato così sotto un albero, ho spento il telefono e mi sono messo a guardare i cervi che passeggiavano, la vecchietta che portava fuori le cose e le riportava dentro, nessuno sulle panchine, nessuno che camminava, di questi petali che scendevano, il ruscello che scendeva, che sentivi così dell'acqua. Mi ero messo lì e ho detto: guarda te, che spettacolo. E sono stato lì credo un'ora e mezza a guardare il tutto. Tutto, cioè, questo è stato il posto più bello che abbia mai visto, il ricordo più bello che ho di un viaggio. Quindi queste erano le mie esperienze dei viaggi. Fatemi sapere con un commento le vostre, perché sono stra curioso se siete stati nei posti in cui sono stato io, e soprattutto consigliatemi dei posti che voi avete visto e che io non ho visto, e fatemi sapere insomma un po' di tutto, che sono stra curioso di leggere. I viaggi mi piacciono tantissimo. Io ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando un mega bacio e un abbraccio e noi ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi. La cosa che ho imparato da questo video è che la vita è il viaggio più bello, perché non sai dove può portarti.